un'iniziativa del Rotary Club Sassari Nord che ha voluto donare questo schermo multiparametrico alla clinica chirurgica dell'Università degli Studi di Sassari. È un modo per testimoniare la nostra vicinanza a queste strutture che comunque in questa occasione del coronavirus si sono prodigati in una maniera incredibile a tutela della nostra salute. Vuole essere quindi un piccolo riconoscimento in questa direzione. Il Rotary ha nell'emergenza coronavirus inciso profondamente nelle strutture sanitarie con donazioni di grande intensità. Una raccolta fondi distrettuale ha consentito di raccogliere oltre 120.000 euro da tutti i club del distretto Rotary 2080, quindi che è formato dalla Sardegna, Lazio, Roma, che sono stati poi investiti nell'acquisto di materiale sanitario, quindi sono stati investiti per l'acquisto di mascherine, per l'acquisto di tamponi, per l'acquisto di attrezzature protettive e solamente all'università, alla struttura ospedaliera di Sassari questa raccolta distrettuale ha consentito la fornitura di materiale sanitario per oltre 25.000 euro. Il Rotary inoltre ha usufruito dei fondi che derivano dalla Fondazione Rotary ed ha ricevuto un finanziamento molto significativo di 3.200.000 euro che sono stati impiegati sempre nel Lazio, nella Sardegna e a Roma, nel distretto, proprio per costituire tutto un sistema di supporto alle strutture sanitarie che avevano necessità, quindi nell'allestimento sia di ambulatori protetti, nell'allestimento di camper per la raccolta dei tamponi, per tamponi che venivano raccolti nelle strade, insomma per tutta una serie di emergenze. L'apporto del Rotary è stato veramente notevole in questa circostanza. Un elemento positivo in due grosse aree che rappresenteranno un po' delle necessità rispetto a questa nuova fase della post-emergenza. In questo incontro consegniamo un gaglio greco della post-emergenza. Grazie mille. È molto importante ovviamente per la sicurezza nell'assistenza a questi pazienti, perché la misurazione di parametri vitali in continuo, che possono essere anche visti eventualmente da remoto, il che vuol dire nella sala dove stanno gli infermieri, questo permette di accorgersi subito se c'è qualche anomalia nel tracciato elettrocardiografico oppure nella saturazione dell'ossigeno del sangue, insomma di tutti quei parametri che sono appunto sono chiamati vitali e che permettono un pronto intervento da parte degli infermieri. Considerate anche questo che gli infermieri purtroppo sono quasi sempre in carenza, e per esempio durante la notte sono due infermieri per 30 malati. Poterli controllare tutti contemporaneamente da una sala da remoto, questo aumenta la sicurezza per i pazienti stessi. Quindi questi apparecchi dovremmo averne molti, possibilmente dovremmo averne uno per ogni paziente. Ovviamente non ci sono le risorse economiche per averli, quindi ben vengano queste donazioni che sono utilissime. Sono utilissime per salvaguardare la salute dei nostri pazienti, pazienti che sono spesso pazienti molto complessi, con multiple patologie e che devono essere seguiti costantemente.